Noi riprendiamo, affrontiamo adesso l'identità della lettera di Giacomo. Sappiamo che non è stata scritta da Giacomo, fratello di Gesù, o vescovo di Gerusalemme, perché sono due i Giacomi. Perché sappiamo che non è né uno né l'altro? Perché lui si considera un maestro, non un apostolo. Fratelli miei, questo lo troviamo nel capitolo terzo di Giacomo, versetto 1. Fratelli miei, non siate in molti a fare da didascaloi. I didascaloi erano i biblisti. Quando Paolo fa la gerarchia dei carismi, prima mette gli apostoli, poi mette i profeti e noi per terzi. Noi non siamo molto importanti. Siamo medaglia di bronzo, vita natural durante. Come? Sempre podio, sì. Sì, infatti noi veniamo educati ad avere sempre la penultima parola, mai l'ultima. L'ultima ce l'hanno gli apostoli e i profeti, cioè il magistero. Noi però la penultima la adoperiamo molto bene, garantito. Dunque, fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che riceveremo un giudizio più severo. Da questa frase così buttata là, sembra quasi una raccomandazione di tipo pastorale, noi comprendiamo che lui è un biblista. Ed è per questo che scrive da Dio. Io penso che voi abbiate letto, ditemi di sì, il capitolo 15 degli Atti degli Apostoli. Il capitolo 15 tratta del Concilio di Gerusalemme, dove c'è una cosa brutta. Perché il nostro amico Giacomo di Gerusalemme è di un legalismo irritante. Capitolo 15, 13, 21. Proviamo a dare un'occhiatina e capirete quando essi ebbero finito di parlare. Guarda caso, Pietro e Paolo, in questo caso Paolo e il suo amico Barnaba, amico per modo di dire, quando essi ebbero finito di parlare, Giacomo prese la parola e disse: «Fratelli, ascoltatemi, Simone, Pietro, ha riferito come fin da principio Dio ha voluto scegliere dalle genti un popolo per il suo nome. Con questo si accordano le parole dei profeti, come sta scritto: dopo queste cose ritornerò e riedificherò la tenda di Davide, che era caduta, ne riedificherò le rovine e la rialzerò, perché cerchino il Signore anche gli altri uomini e tutte le genti sulle quali è stato invocato il mio nome, dice il Signore che fa queste cose, note da sempre». E adesso succo le orecchie. «Per questo io ritengo che non si debbano importunare quelli che dalle nazioni si convertono a Dio». E ci mancherebbe altro. Non illudetevi però.
perché adesso ascoltate la bomba atomica che sta per arrivare. Ma solo che si ordini loro di astenersi dalla contaminazione con gli idoli, dalle unioni illegittime degli animali soffocati dal sangue. Sapete cosa sta dicendo? Ve lo traduco in termini pordenonesi. Dice, non si può andare al mercato e comprare la carne sacrificata agli idoli, che è molto più economica ed è molto buona. Paolo invece dirà nella lettera ai Corinzi, gli idoli non ci sono. Carne sacrificata a ciò che non è carne comune. Se non fa scandalo, si compra quella e si mangia e buonanotte. È lo scandalo che è importante o no, ma non la carne. Qui invece il ragazzino, no. Questo no. Le unioni illegittime. Ma le unioni illegittime erano già nell'impero romano non viste con simpatia, soprattutto dopo la riforma di Augusto. Dagli animali soffocati. C'è il vecchio retaggio ebraico, che l'animale va mangiato dissanguato. È meglio mangiarlo dissanguato perché con il sangue ha un gustaccio amaro. Ma non è questione di profilassi o meno. E ovviamente dal sangue, cioè non si ammazza nessuno. Ma questo era già proibito anche dalle leggi dell'impero. Quindi noi abbiamo in Giacomo uno spirito legalista che noi oggi difficilmente sopporteremmo. Mentre se voi date un'occhiata alla lettera di Giacomo, non ha questo spirito legalista. Assolutamente. Se poi leggete con attenzione la prima lettera di Pietro e la lettera di Giacomo, vedete che su molti temi collimano. Ora non si sa se è la prima di Pietro che in qualche maniera è entrata in sintonia con la lettera di Giacomo o viceversa, che la lettera di Giacomo abbia preso dalla lettera di Pietro. E poi c'è un altro argomento sulla lettera di Giacomo che ha la sua importanza per stabilire un dato interessante. Un contadino egiziano, non più di 100 anni fa, arando il terreno, scopre un vecchio abitato, naturalmente, il residuato di un vecchio abitato che era un monastero. Arrivano gli archeologi, guardano, scoprono una biblioteca. Biblioteca vuol dire una cassa sepolta. E la biblioteca di Nag Hammadi era una specie di monastero dove alcuni uomini vivevano una vita monastica ed erano cristiani gnostici, eretici. A quando risale Nag Hammadi è un po' difficile dirlo perché potrebbe essere fine del secondo, terzo secolo dopo Cristo, qualcuno dice quarto. Non ci sono elementi sicurissimi di datazione. In questa biblioteca si sono trovati degli scritti che riguardano Giacomo di Gerusalemme, dove si dice che Giacomo ha scritto delle cose che sono rimaste segrete e che sono state depositate presso questo monastero. E al momento opportuno questo monastero le avrebbe divulgate.
E c'erano questi testi, solo che sono testi gnostici. Il gnosticismo è un fenomeno di pensiero del secondo secolo. Come mai Giacomo? E non, per esempio, Andrea, Filippo, Giacomo. Come mai, quando c'è stato il problema della recezione, cioè dell'accoglienza nel canone, l'Egitto non ha mai messo in discussione l'ispirazione della lettera di Giacomo, mentre in altre comunità del Mediterraneo la lettera di Giacomo era stata messa da parte? Tutti questi elementi portano ad alcuni studiosi a fare questo pensierino, che la lettera di Giacomo sia stata scritta in Egitto e quindi facesse parte della tradizione ecclesiale egiziana, cristiano-egiziana. Per questo la comunità di Nag Hammadi sceglie l'apostolo o il vescovo Giacomo per diffondere le loro idee, e questo spiega perché nella chiesa d'Egitto, chiesa di Alessandria, la lettera di Giacomo non sia mai stata messa in discussione. Ora, il Giacomo di Gerusalemme non è mai stato in Egitto. E quindi la lettera di Giacomo, capito? Oggi voi avete avuto una piccola, minima, riassuntiva, incompleta dimostrazione di come noi lavoriamo per poter stabilire storicità, non storicità, autenticità, non autenticità di un testo. Questo periodo in cui vengono scritti questi tre testi è un periodo un po' tormentato. Perché? Cerchiamo di vedere. In riassunto, e quindi dalla linea 82 alla linea 102, in sintesi, noi abbiamo tutto quello che è successo nel primo secolo tra impero e cristianesimo, in modo che riusciamo a capire come ci sia un progressivo acuirsi della persecuzione. Allora, la prima notizia che abbiamo e che ancora oggi è molto discussa, ultimamente è stato fatto un bellissimo studio da una professoressa che insegna storia del cristianesimo nascente alla Sacro Cuore, all'Università del Sacro Cuore di Milano, e questa professoressa ha ripreso in mano tutti i documenti che noi possediamo, scoprendo che esiste un rapporto molto stretto fra il documento di Tertulliano e uno scritto recentemente trovato di un poeta latino del primo secolo. Si tratta del Senato Consulto del 35 d.C. Detto in breve, la notizia sarebbe questa: Tiberio viene a conoscenza di quello che è successo in Palestina, cioè dell'uccisione di questo rabbino, con un processo irregolare. La pena di morte doveva essere sempre emessa dall'autorità romana, ma l'autorità romana non ha mai emesso una pena di morte per Gesù. E quindi era un caso giuridico piuttosto spinosetto. Pilato non condanna a morte Gesù. Lui lo consegna ai soldati. Ma non c'è la sentenza di morte da parte di Pilato. Poco coraggioso fino alla fine. Perché era consuetudine. Noi abbiamo altri documenti in cui i prefetti romani, quando c'era qualche cosa di strano, non emettevano la sentenza di morte, ma permettevano che venisse ucciso l'imputato.
se Roma interveniva, il prefetto diceva: io non ho emesso la sentenza di morte, e quindi ci andavano di mezzo i soldati. Se invece Roma approvava, il merito è mio. I politici sono grandi. Vabbè. Tiberio, vista la situazione, allora dice: no, qui è meglio che le cose siano chiarite, e per chiarirle bisogna aspettare del tempo. Sono passati appena 5 anni dalla morte di Gesù. Senato consulto è del 35. Paolo deve ancora convertirsi, Pilato deve ancora combinare la marachella di entrare con le truppe in tenuta di guerra a Gerusalemme, perché questo accadrà nel 36. Tiberio chiede al Senato di dichiarare religione lecita questa specie di setta palestinese, e il Senato dice: tua nonna, non abbiamo elementi sufficienti, e quindi boccia la proposta dell'imperatore, il quale però riesce ad ottenere che comunque questa setta non venga perseguita. In greco si dice setta, si dice threskeia, tresca, threskeia. Questa è la prima notizia che noi abbiamo del rapporto cristianesimo-impero. Poi, da Svetonio, noi riusciamo a sapere questo, che Claudio, l'imperatore Claudio, era un pochettino disturbato dall'effervescenza degli ebrei. E nel 41 espelle gli ebrei da Alessandria, un'impresa piuttosto consistente, perché gli ebrei erano circa 1/3 di tutta la popolazione di Alessandria. 200.000 persone gli abitanti, beh, vi rendete conto, cacciare via 70.000 persone vuol dire un'impresa. Però lui l'ha fatta, e buonanotte. 9 anni dopo, nel 50, espelle da Roma gli ebrei perché troppo facinorosi. Noi di questa espulsione abbiamo la testimonianza negli Atti degli Apostoli. Capitolo 18 degli Atti, versetti dall'1 al 3. Dopo questi fatti, Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Ad Atene aveva fatto una figuraccia, perché era andato nell'Areopago e aveva detto: guardate, voi avete l'altare del Dio ignoto, io vengo a parlarvi di questo Dio, è uno che ha risuscitato un uomo dai morti. E i greci gli hanno detto, gli ateniesi gli hanno detto: ti ascolteremo un'altra volta. Modo molto gentile per dire: ma va. Dopo questi fatti, fallimento, Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Qui trovò un giudeo di nome Aquila, nativo del Ponto, arrivato poco prima dall'Italia con la moglie Priscilla, in seguito all'ordine di Claudio che allontanava da Roma tutti i giudei. Ma Aquila e Priscilla sono cristiani. Sono di razza ebraica, ma sono cristiani. Al che viene un punto di domanda. Perché Claudio allontana da Roma gli ebrei? Perché facinorosi, dice Svetonio. E noi sappiamo che tra ebrei e cristiani c'erano delle discussioni tremende. Gli Atti degli Apostoli lo testimoniano. E probabilmente, siccome i primi cristiani, ricordiamoci, erano ebrei,
L'imperatore non distingueva fra ebreo ebreo ed ebreo cristiano. Erano ebrei fuori dai piedi tutti. Chiaro? Questo è la seconda documentazione di un intervento dell'impero nei confronti dei cristiani. Paolo si recò da loro e, poiché erano del medesimo mestiere, si stabilì in casa loro e lavorava. I mestieri, infatti, erano fabbricanti di tende. Poi, un altro elemento che noi possediamo è la persecuzione di Nerone, la fonte Tacito. Naturalmente, sappiamo che nel 64 scoppia questo incendio e ha distrutto moltissimi quartieri di Roma. Chi sia stato ad appiccare il fuoco, nessuno lo sa. Però Tacito, che è un antineroniano per natura, dice che tra la gente c'era la ferma convinzione che era stato Nerone ad appiccare il fuoco, perché lui aveva dei progetti urbanistici estremamente avveniristici, ma non poteva farlo se prima non spazzava via le catapecchie. E per farlo, un bel incendio. Questa è la dicitura popolare che Tacito assume e che in qualche maniera sposa. Ma non sappiamo. Non sappiamo. Nerone, sappiamo che aveva molti amici ebrei. Sobillato dagli ebrei, nel Bilmayer Tilche c'è questa ipotesi. Se voi leggete questo grosso libro di storia, in 4 volumi, e lì gli autori dicono probabilmente c'è stato qualche suggerimento proveniente dal mondo ebraico anticristiano. Nerone accusa i cristiani di essere loro gli artefici. Naturalmente, se noi conoscessimo qual era la situazione socioculturale di Roma a metà del primo secolo, era più o meno come la situazione che si è venuta a creare in Italia subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. Molti pregiudizi, poca ricerca della verità. Un esempio eclatante: quando la guerra è finita e Roma è stata liberata, la prima cosa che hanno fatto i partigiani è stato quello di andare al carcere di Regina Coeli. Il direttore era stato nominato da 10 giorni, poco più, poco meno, quindi era nuovo. La gente, inferocita dall'eccidio delle fosse ardeatine, lo prende e lo massacra. Ma non era lui il direttore dell'epoca in cui è venuto l'eccidio delle fosse ardeatine. Ora, questo atteggiamento di giustizialismo irrazionale purtroppo è esistito anche da noi 50 anni fa. E questa mentalità era la mentalità romana di quel periodo. I romani, esasperati da questo incendio, sentono che l'imperatore incolpa i cristiani, problema è finito. I cristiani devono sparire e sappiamo cosa è successo, di tutto e di più. Naturalmente tenete presente che in questo caso l'autorità dà l'input, ma è la gente che crea un contesto ostile e nemico nei cristiani.
Quindi non è che il male venga dal nord e basta. Viene anche dal sud, un capro espiatorio, bisogna pur trovarlo. E il gioco è andato bene. È andato bene perché i nostri poveri predecessori sono stati fatti a pezzi a Roma. Successivamente ci sono ancora questi due signori. Parlo dell'impero, non parlo di persecuzioni locali, perché noi, per esempio, anche a Pergamo, verso la fine del primo secolo, abbiamo una persecuzione. E la persecuzione di Pergamo è testimoniata dall'Apocalisse. A Pergamo, per la prima volta, l'imperatore viene dichiarato Sebastos, prima che Augusto morisse. Sebaomai, in greco vuol dire adorare, Sebastos adorabile, tradotto in latino Augustus, chiaro? Attualmente questo culto dell'imperatore richiedeva giuramenti particolari e alcuni cristiani a Pergamo hanno detto no, noi non facciamo questo giuramento, ci rimettono la ghirba. Ma è una persecuzione non ufficiale, è locale. Queste sono persecuzioni o interventi dell'autorità imperiale diretta. Vespasiano incomincia l'assedio, Titolo completa e conquista Gerusalemme. E in questo caso c'è la dispersione e la scomparsa della Chiesa giudeo-cristiana. Né Vespasiano né Tito sono intervenuti direttamente contro i cristiani. Loro sono andati contro i rivoltosi che tenevano Gerusalemme, ma la Chiesa che viveva a Gerusalemme, memore di quanto Gesù aveva detto, dice: noi non c'entriamo con questo emerito disastro, è meglio che ce ne andiamo. E emigrano verso Pella, che è una città della Transgiordania del nord, e poi non si hanno più notizie. Domiziano, e finalmente arriviamo al nostro amico. La prima cosa che bisogna tenere presente è che costui esige di essere chiamato Dominus et Deus, è il primo. Mentre Ottaviano accetta di essere adorabile Augustus, Domiziano dice no, io sono Dio, modesto ragazzo. Perché Dominus? Dominus sarebbe Kyrios in greco. E qui c'è qualcosa che non quadra. O meglio, quadra benissimo. Perché nella traduzione greca di tutto l'Antico Testamento, ogni volta che si trova Yahweh in ebraico, voi trovate Kyrios in greco. Perché Dominus et Deus? Probabilmente è una delle interpretazioni, non è l'unica. Deus è l'epiteto che lui si dà di fronte a tutti i pagani. Dominus di fronte alla diaspora ebraica, che parla greco, e quindi chiama Yahweh Kyrios, traduzione latina Dominus. Quindi questo Dominus, se è lecito parlare in un certo modo, è anti-ebraico. Il vostro Dio non è Yahweh, sono io. E ai pagani, i vostri dei devono comprendere anche me, perché anch'io sono Deus. Capite la logica di questo titolo? Bene. Ora, noi abbiamo
dei documenti interessanti che ci dicono una cosa importante. Questo Flavio Clemente era un console, era cugino di Domiziano. Era un uomo estremamente pulito, però qualche consigliere di Domiziano suggerisce all'imperatore di farlo fuori, perché potrebbe essere un candidato all'impero, essendo una persona molto più integra, intelligente di Domiziano. Domiziano cosa fa? Lo accusa. Voi notate che non sono accuse politiche, sono accuse religiose. Lo accusa di ateismo. E lo accusa di deviazione verso costumi giudaici. È come se voi metteste su lo jihad e venite accusate di avere costumi musulmani. Uno può avere i costumi che vuole, purché rispetti le leggi. E invece qui viene accusato di ateismo e di deviazione verso costumi giudaici. Queste due accuse sono piuttosto interessanti, perché il cristianesimo del primo secolo a Roma è impregnato di giudaismo, lo abbiamo visto. E l'accusa che veniva mossa ai cristiani era di essere atei. Perché? Non avevano un sacerdozio. Io sono presbitero, non sono sacerdote. Nel nostro linguaggio ormai è diventato equivalente. Non c'è dunque in questa religione un sacerdozio, non c'è un sacrificio. Niente pecore, niente capre, niente mucche, niente. Non c'è un luogo sacro, non c'è un tempio. Il cristianesimo dunque è una religione senza pietas verso gli dèi, quindi empio. Quindi siamo atei. Niente sacerdozio, niente culto, niente luogo sacro. Voi avete letto la lettera agli Ebrei. L'autore della lettera agli Ebrei risponde proprio a queste accuse. Dice: noi abbiamo il sacerdozio. Siete voi che non l'avete, né voi pagani né voi ebrei. Perché il compito del sacerdote è quello di fare da ponte fra Dio e gli uomini. L'uomo Gesù è risorto e si trova alla destra di Dio ed è uomo. L'unico sacerdote è Lui. I vostri preti sono uomini e non sono mai entrati nella sfera del divino per fare da intermediari. Segati. Secondo, dice, i vostri sacrifici non valgono un piffero, perché dovete continuamente ripeterli per chiedere perdono agli dèi o a Yahweh. Gesù è morto una volta soltanto e ha sistemato i conti passati, presenti e futuri di tutta l'umanità. Quello è il vero sacrificio. Il luogo di culto, dice, non ne abbiamo bisogno, perché il luogo di culto è il gruppo, non i muri. Lo spiega da Dio. La lettera agli Ebrei non è di Paolo. Lo diceva già Sant'Agostino, è una lettera tardiva di questo periodo. Sto povero Flavio Clemente sembrerebbe essere un cristiano. Lo hanno ammazzato, tanto per gradire.
La moglie, Flavia Domitilla, viene mandata in esilio. Quindi il marito ucciso, l'impero espropria queste persone e sta donna viene spedita in esilio. Eusebio di Cesarea dice, guardate che Flavia Domitilla era cristiana. Ecco perché abbiamo fondati i sospetti che anche Fabio Clemente lo fosse dal momento che viene accusato di queste cose. Il suo collega, il collega di Flavio Clemente, Acillo Gabrione, stessa sorte di Clemente, per gli stessi motivi. Noi sappiamo che il nostro amico Domiziano non tocca il popolo. La controprova ce l'abbiamo nel fatto che lui fa arrivare dalla Palestina i parenti di Gesù, li processa, perché cristiani, e poi dice, ignorantacci, rozzi contadini, cosa vuoi che facciano all'impero? Niente, torna a casa e non se ne parli altro. Cioè li assolve. D'altra parte però noi abbiamo la notizia che generali dell'esercito, giudici, proconsoli e quindi gente che forma il quadro amministrativo, giuridico, politico e militare dell'impero viene spazzato dalla persecuzione. Cioè, se sono cristiani, o diventano pagani, o... Capite? Allora, a questo punto, che tipo di persecuzione è quella di Domiziano? È selettiva. Lui vuole che gli ufficiali dell'impero siano fedeli all'imperatore, cioè facciano il giuramento di fedeltà a lui come Dominus et Deus. Non c'è scampo per nessuno, né per gli ebrei né per i pagani. I cristiani questo giuramento non lo fanno, ma sono le classi dominanti. Quindi la persecuzione di Domiziano non è per il popolo, è per chi comanda. Tenete però presente che il malumore della gente scoppiato con l'incendio di Roma prosegue ancora e diventerà da latente a manifesto con l'imperatore Traiano, cioè con gli imperatori successivi a Domiziano. Però Domiziano ha questa specie di politica. Lui vuole gli esecutori dei suoi ordini con la massima fedeltà, cosa che non può avere, o apparentemente non può avere, da gente cristiana. Qual è l'accusa? Ateismo e costumi giudaizzanti. Visto che è tutto chiaro, io vi chiedo la cortesia per la volta prossima di leggere materialmente, però Don Renato non capiamo niente, siete nella prima fase della comprensione, leggete materialmente il testo della prima lettera di Pietro, proprio a livello di contatto fisico. Quando andavamo da studentini a scuola di lingua cuneiforme dal professor Dahut, lui ci diceva sempre: la scienza linguistica cuneiforme si fonda su due principi, videre et tangere. Lui ci distoglieva sempre dalla lettura delle tavolette nelle fotografie dei testi.
Ma diceva, andate nell'archivio dell'Istituto Orientale, mettete su i guanti di cotone e leggete le tavolette vere, videre et tangere. Voi non potete leggere i manoscritti greci della prima lettera di Pietro, leggete almeno la traduzione. Alla prossima volta, grazie.